Federico Valerio, faccio un po' il referente di questo progetto che era Tira in Porto e appunto vi ho invitato per partecipare a questo incontro che di fatto, almeno l'idea era quella di cominciare a ragionare sulla costituzione di gruppi di lavoro che permettano a questo progetto, che è abbastanza articolato, secondo me è fattibile, ma ovviamente richiede la partecipazione di tutti per potersi realizzare. Io ho preparato una piccola presentazione che spero di potervi far vedere, che in modo che illustri anche per chi non ha seguito fin dall'inizio questa piccola avventura. Abbiamo presente, tanto per darvi un'idea, per chi non vi conosce, rappresentanti di vari comitati, cittadini che si occupano di queste cose. C'è con noi anche il professor Ferretti del Dipartimento di Chimica, che appunto si è dato disponibile per questa cosa, dovrebbero essere anche aggiungersi altri colleghi che potrebbero darci una mano. Io, se siamo d'accordo, proverei allora ad andare a fare lo sharing, lo screen. Allora, però cosa vado a vedere? Allora, vedete. Scusate che devo tornare indietro. Vede bene. Ecco, allora il progetto, progetto che qui è dato questo nome, che era Tira dal Porto. Dal Porto perché, come dire, l'idea era che sia il porto di Genova in particolare, ma questo è un problema che coinvolge tutti i vari porti, direi, del mondo. Di capire qual è l'impatto che la qualità, che le emissioni portuali nel loro complesso, quindi le navi in sosta oppure in arrivo. Ecco, chiedo scusa, vi chiederei di spegnere, perché non ho ancora fatto, il microfono per evitare poi interferenze. Allora, dicevo, è un progetto di scienza popolare, nel senso che è un progetto che viene definito in inglese citizen science perché vede la partecipazione attiva dei cittadini in un progetto di ricerca vero e proprio che di fatto permette, poi adesso vedremo, vi darò qualche elemento, di chiarire un problema che esiste per questo tipo di situazioni. Nel senso che le emissioni portuali vanno a impattare in zone dove al momento non esistono sistemi di controllo che permettono di verificare se queste emissioni siano compatibili con gli obiettivi della qualità dell'aria. A Genova questa cosa si è attivata solo recentemente, abbiamo soltanto una centralina di ARPA che si è stato posizionato in un luogo dove probabilmente ricadono le emissioni portuali, è una stazione mobile. È stato difficile trovarlo. Col progetto che stiamo appunto che abbiamo di fatto presentato e che ha avuto già un buon, come dire, una buona adesione, che è questo progetto, che è appunto questo titolo. C'è la possibilità di, in qualche modo, con il coinvolgimento popolare, di chiarire questi aspetti. L'obiettivo di oggi è quello di, appunto, all'interno di un progetto che potrete poi, nella sua interezza, scaricare dal sito di Eco Istituto, troverete il link durante questa chiacchierata, ne parleremo, potrete appunto vederlo. Come dicevo, il progetto, allora, qual è lo stato dell'arte? Intanto, quali sono gli obiettivi? Quello della realizzazione, questo è nel progetto che vedrete, che potete vedere, di una rete di monitoraggio a gestione popolare, nel senso che i siti di campionamento saranno letteralmente, prevalentemente, i balconi con vista porto che ospiteranno da una parte le mini centraline, di cui se qualcuno poi vuole qualche dettaglio possiamo darlo. Ecco, e da cui si provvederà a fare l'analisi, appunto, quindi le mini centraline che monitorano in modo continuo polveri sottili e ultrasottili, quindi PM10 e PM2,5, e da questi stessi balconi e agli altri si potranno, con sistemi passivi, quindi semplici campionatori di fatto dei tubicini di plastica piuttosto che di metallo, predisposti per un campionamento, appunto si dice passivo, quindi senza collegamento alla rete elettrica, per capirci, di biossido d'azoto, di composti organici volatili o idrocarburi, c'è anche la possibilità di analizzare i metalli presenti nelle polveri depositate sui balconi piuttosto che sulle vetri della finestra.
Quindi questa massa di dati che verrà estesa su tutta l'area portuale, quindi partendo da Pra, io penso fino ad arrivare a Carignano, insomma, di fronte alla zona della riparazione navali, potremo fare queste misure. L'obiettivo è quello anche della formazione dell'informazione, perché, come dire, quelle che verranno definite le sentinelle, questi cittadini appunto, dovranno essere informati e avere tutte le istruzioni per l'uso per capire intanto cosa sta succedendo e capire come operare qualora, appunto, per esempio, la loro centralina, quella per le polveri sottili, segnalasse qualcosa di anomalo. Tutto questo comporterà, peraltro da progetto, come ci è stato richiesto, la sensibilizzazione dei cittadini, quindi della cittadinanza genovese, della classe politica e dell'imprenditoria, in particolare portuale, per la realizzazione di un'equilibrata convivenza tra città e porto che attualmente sostanzialmente non c'è. Quindi impianti molto, come dire, obiettivi molto. Il progetto in particolare, questa è un po' la novità, prevede anche la partecipazione, ne ho parlato con i diretti interessati, ho avuto anche appunto richiesta dei diretti interessati, prevede anche la partecipazione dei cittadini dell'Alta Val Polcevera, come dire, che verranno inseriti come area di controllo, definisco inquinata, nel senso che sono abbastanza lontani dall'area portuale per non risentirne in modo significativo, come probabilmente avviene per le aree che sono a distanze 300-400 metri nella direzione dei venti dominanti dal porto, che però hanno altri problemi. E i problemi che sono i depositi petrolchimici. E adesso un nuovo problema che sta sorgendo proprio in questi giorni, l'apertura di grandi cantieri col problema già segnalato della produzione di polveri che devono essere opportunamente, come dire, evidenziati. Ora, questo progetto, ripeto, che è già di fatto nella stesura, direi sostanzialmente definitiva, potete andarla a trovare sul sito di Ecoistituto, www.ecoistituto.org, nella sezione progetti potete scaricare il PDF che è, diciamo, sostanzialmente completo, poi volendo potremo fare degli aggiustamenti in corso d'opera. Quello che manca è ancora, diciamo, in fase di completamento è il preventivo spese, che posso anticipare, non sarà piccolo, ma possiamo anche parlare. Comunque, sto attendendo tutta una serie di preventivi da parte di chi poi, perché il costo maggiore, come potete capire, sarà l'effettuare le analisi di cui abbiamo parlato. A che punto siamo con i finanziamenti? Allora, i finanziamenti sono che attendiamo, come dire, l'impegno dell'assessore Maresca, Francesco Maresca, che è assessore allo sviluppo economico, portuale e logistico del Comune di Genova, il quale si è impegnato alla luce del programma, questo progetto che abbiamo già presentato a lui, all'assessore Campo, all'assessore all'ambiente e anche a questo gruppo che si chiama Genova Smart City, che ha fatto la richiesta di finanziamenti e a cui abbiamo mandato appunto il nostro, che ha già, come dire, avuto una buona adesione, in particolare anche dal responsabile ambiente dell'ente porto. Quindi, come dire, il progetto sta piacendo proprio la sua articolazione, che, ripeto, è molto più articolata di quanto vi ho detto in queste quattro parole. Comunque i dettagli li potrete trovare. Ora, questa è la prima possibilità. Quindi, appena avremo concluso il preventivo, che ovviamente poi a chi è interessato, quindi lo manderemo come aggiornamento nel sito. Manderemo questo preventivo all'assessore Maresca, il quale si è impegnato da una parte a coinvolgere maggiormente la regione, questo è quello che ci ha detto, e ancora di più a vedere se l'autorità del sistema portuale è disponibile a finanziare il progetto stesso. Diciamo che sono sicuramente qualche decina di milioni da spendere. Nel frattempo è nata un'altra opportunità, perché il 12 gennaio Ecoistituto, qui abbiamo il nostro presidente Enzo Tortello, ha sottoscritto questa associazione temporanea di scopo per quello che viene definito il Patto Giovani, che prevede un buon finanziamento per iniziative di carattere, vuol dire, più generale, che deve coinvolgere i giovani della regione. È una novità, ne abbiamo parlato prima di questo incontro con il direttivo di Ecoistituto, perché, ripeto, dobbiamo chiarirci meglio noi come funziona questa cosa, se potrebbe essere una forma di finanziamento o alternativo o integrativo
per realizzare un progetto che appunto poi andrete a leggere è abbastanza particolare. Allora, quello che dice questo progetto Patto Giovani, io ho tratto alcuni elementi che mi sembravano utili, è quello di promuovere l'empowerment, quindi il rafforzamento dei giovani rispetto all'acquisizione di nuove competenze, la realizzazione di azioni che abbiano al centro il loro protagonismo attivo e fattivo nelle comunità, una logica di esplicita utilità sociale. Un progetto come quello che appunto abbiamo implementato mi sembra che abbia tutte queste caratteristiche. Ovviamente dovrà essere in qualche modo declinato in un'ottica di maggiore coinvolgimento dei giovani, cosa che potrebbe essere verificato coinvolgendo direttamente le scuole. Ripeto, uno in particolare su cui possiamo poi ragionare insieme. L'altro, appunto, l'obiettivo di questo progetto è quello di garantire che le attività avranno carattere sociale, espressivo, ambientale, culturale, artistico, vabbè, sportivo del tempo libero. La parte ambientale, culturale e sociale c'è tutto, quindi, come dire, potremmo in qualche modo verificare se c'è questa possibilità di finanziamento. Ripeto, ne parleremo perché appunto l'Ecoistituto si è impegnato, ci siamo sentiti poco fa e l'idea era, dovremo appunto chiarire con chi adesso è il referente, diciamo, di questo progetto, avere tutti gli chiarimenti per vedere se quello, anche questo è un canale di finanziamento che ci può venire utile. Se questi due finanziamenti per un motivo o dell'altro non si realizzeranno, c'è anche l'autofinanziamento, che è una realtà, qui è con noi Salvatore Moretti che rappresenta, non so se sei solo tu, lo ringrazio, Buonasera a ringrazio. tutti, scusate il ritardo. No, niente, abbiamo appena cominciato, poi comunque la storia la sai già, quella nell'anticipo, ne abbiamo già Sì. parlato. Ecco, Moretti fa parte di questo, ha già vissuto un'esperienza simile a quella che vorremmo realizzare qui a Genova, che è stata fatta a Firenze, dove grazie all'autofinanziamento che ha portato in cassa 16.000 euro, quindi non poco, è stata realizzata una rete di monitoraggio che è la messa a punto di quelle mini centraline che sono quelle che faranno parte, avranno anche in qualche modo il ruolo maggiore nel nostro progetto. Ripeto, è la terza via, se vogliamo, anche perché, come dire, è ovviamente abbastanza impegnativo raccogliere fondi, bisogna organizzarsi. Ecco, allora, se questo è il panorama generale, io vi ho convocate, quindi qui, come vedete, sono presenti parecchi diversi soggetti di diverse realtà, perché vorrei vedere, appunto, in attesa di capire se i finanziamenti ci sono e quale sarà poi come dire, l'entità, diciamo, del lavoro che qui ci potremo impegnare. C'è la necessità di cominciare a pensare alla costituzione di diversi gruppi di lavoro che dovranno in qualche modo definirsi, individuare i nomi appunto delle persone che parteciperanno e ovviamente il ruolo che si avrà all'interno di questi gruppi di discussione. Questo è l'obiettivo di questo incontro che, ripeto, è proprio, almeno come la vedevo io, come dire, iniziale. Vi presento. Come dire, vi evidenzio il problema e ovviamente vi do alcune proposte. Possiamo aprire in qualche modo anche la discussione in quest'oretta che ci siamo dati, o anche oltre, perché poi ecco, comunque questo incontro sarà tutto registrato, per cui chi non ha potuto partecipare direttamente o chi magari deve assentarsi potrà seguirlo immagino che verrà poi riproposto nel sito di Ecoistituto di Facebook, dove abbiamo tutta una serie di altri nostri incontri registrati. Ecco, allora, intanto, per chi non conosce il progetto, la rete è già partita. In questa cartina, i punti che vedete in giallo, in verde e in verde sono le sette centraline, le mini centraline che misurano le polveri sottili, già attualmente in funzione. Come vedete, tre sono nella Val Polcevera, praticamente dalla bassa Val Polcevera sono intorno all'ex Ponte Morandi, quindi abbiamo monitorato a suo tempo la demolizione di questo ponte e adesso stiamo monitorando la qualità dell'aria alla luce della presenza dell'attività, sostanzialmente dell'attività del traffico che passa su questa autostrada e sulle altre autostrade che qui vedete nella mappa segnate. Abbiamo poi una centralina nella bassa Val Polcevera che è posta a pochi metri di distanza da una grande strada di grande percorrenza,
di grande frequenza in mezzo alle case lungo mare Canepa. E abbiamo poi due, quelle che vedete in verde, uno è in via di Nocol ed è in qualche modo posizionata per monitorare l'attività, le emissioni portuali, che per chi non conosce Genova è quell'arco che vedete, è laddove poi ci sono i moli sostanzialmente per le navi da passeggeri e per le navi traghetto, che sono quelle che visibilmente creano i maggiori problemi. Un'altra centralina è su una collina di lungo corso Firenze e infine, vedete nell'arco a destra, c'è un altro puntino, quella è casa mia, in quel di Bogliasco, e questa centralina sta ovviamente in qualche modo funzionando da controllo, siamo vicino al mare, ma ovviamente non abbiamo emissioni portuali. Queste sono quelle funzioni in questo momento, questa foto l'ho ripresa ieri, altre tre centraline sono state acquistate dai comitati e aspettano di risolvere qualche problema tecnico per essere installati. Quindi la situazione attuale è come dire, il progetto in qualche modo è già partito e si tratta poi appunto di farlo, di verificare se arrivano i finanziamenti per poter acquistare tutte le centraline che ci vogliono. Adesso qui non so, scusate, vado un po' avanti, ma poi ecco. Allora, scusate, torno indietro per darvi un'idea. Allora, quello che abbiamo in mente è quello di posizionare lungo questi 16 chilometri che vanno vediamo se la, ecco, che vanno da Pra, dove c'è il porto commerciale di Genova, fino a questa zona Carignano, dove in questa zona c'è la parte di riparazioni navali, posizionare lungo questi 16 chilometri a distanza, diciamo, regolare, pensiamo una ventina di centraline, per tenere sotto controllo l'intero arco portuale. Probabilmente metteremo più centraline lungo in questa zona, che è quella più problematica, lungo gli assi dei venti prevalenti che d'estate vengono più o meno in questa direzione, in modo da avere, come dire, informazioni più dettagliate su quello che è la situazione. Posso già dire che stiamo in questo progetto già collaborando attivamente con ARPAL. ARPAL è l'Agenzia Regionale di Protezione Ambiente Ligure, che di fatto ci ospita in queste due posizioni, quindi lungomare Canepa e in Corso Firenze ci sono due centraline di ARPAL e noi abbiamo posizionato da tempo le nostre mini centraline per fare quella che abbiamo definito la calibrazione, cioè mettiamo a confronto i dati orari ARPAL e i nostri per vedere di quanto sono in qualche modo, per vedere se sono correlate o meno. Posso accennarvi che dopo appunto aver fatto questa cosa e aver ho introdotto le opportune correzioni, i dati ARPAL e i dati delle mini centraline sono, diciamo, in modo soddisfacente confrontabili. Quindi questo ha confortato noi, ma penso anche ARPAL, il quale a sua volta è impegnato in un progetto europeo che prevede proprio il monitoraggio dell'impatto dell'attività portuale sulla città e farà ricorso anche a centraline tipo quelle nostre, ovviamente concentrando la sua attenzione sull'arco portuale. Comunque, diciamo, quindi ci stiamo già scambiando informazioni e ARPAL si è già detta disponibile, se vogliamo, a analizzare i campioni di ossidi d'azoto, metalli e idrocarburi di cui abbiamo parlato prima. Allora, detto questo, e poi ripeto, poi nella discussione magari se qualcuno di voi avrà domande le possiamo fare. Vediamo la parte un pochino più operativa. Allora, il primo passo che si avvia oggi è quello di autoadesione, che non deve essere fatta adesso, di chi? Di associazioni, di comitati, di istituzioni, appunto l'università, l'ASL, l'ARPAL. Ho anche sentito i colleghi del vecchio IST, quindi adesso è diventato IRCCS di San Martino, che è il mio laboratorio di chimica ambientale, che si sono detti disponibili a dare una mano. Adesso poi sentiremo il direttore con cui insomma, abbiamo già parlato e vedremo un po' cosa potrà fare anche questa parte. C'è anche una parte che probabilmente potremmo anche coinvolgere, la parte statistica sempre dei colleghi di San Martino, ovviamente all'interno di un incarico che poi vedremo se dare o meno. E anche singoli cittadini che vorrebbero eventualmente aderire a far parte di gruppi di lavoro che devono essere implementati perché tutta questa macchina abbastanza complessa si metta in funzione. Io qui adesso vi do un elenco provvisorio di quelli che potrebbero essere i gruppi di lavoro da attivare.
Ecco, il primo è il comitato tecnico-scientifico, diciamo, in cui io vedo appunto l'ASL, l'università, che devono definire in modo molto più dettagliato i protocolli operativi per come si posizionano i campionatori e eventualmente i campionatori passivi, i controlli di qualità necessari, perché alla fine, pur, ripeto, tenendo conto dell'accuratezza di questi sistemi, sia quelli attivi per le polveri sottili, sia quelli passivi per idrocarburi e gli ossidi d'azoto oppure per i metalli, devono essere definiti appunto dei controlli di qualità che ci permettono di dire che le informazioni che questo sistema ci ha dato grazie alla collaborazione dei cittadini possono essere veramente utilizzate. Abbiamo bisogno di acquisire, ci sono dei microfoni che se qualche accesi, acquisire e elaborare i dati, quindi anche un altro gruppo che si occupa di questa parte più di statistica, insomma, quindi esperti in problemi di matematica e comunque statistica. La gestione e la manutenzione delle mini centraline, perché le mini centraline devono essere ovviamente allestite, montate sul posto, bisognerà fare tutti i collegamenti elettrici in sicurezza necessari, bisognerà anche collegare appunto le centraline con la rete internet, perché attraverso la rete internet e quindi un modem vicino, a loro vicino, che le centraline possono trasmettere, come stanno facendo quelle che avete visto prima, i dati, scusate non l'ho detto prima, ma questi dati si possono vedere in tempo reale nel sito che Aria Tira, nel settore di Genova, ci sono 130 e passa centraline in funzione in Italia di questo tipo. L'altro è la gestione del software, in questo senso gli amici di Firenze ci hanno data già la disponibilità di aggiornare il software per adattarlo a questo specifico problema. Ecco, tra le altre cose, tanto per dirvi, adesso poi vedremo nei dettagli, poi se appunto Moretti o chi per lui può darci qualche dettaglio, nel nuovo software saranno previste anche le navi in arrivo nel porto di Genova, quindi la loro posizione in base a, appunto delle applicazioni a cui potremo accedere, e loro hanno proposto, e per me potrebbe essere anche un'idea, anche gli aerei in arrivo, anche perché una parte della costa in qualche modo potrebbe risentire delle emissioni degli aerei in partenza e in arrivo, che non sono dall'aeroporto di Sestri, che non sono tantissimi, ma che possono ovviamente anche loro dare un contributo di emissioni, in questo caso di idrocarburi, ma immagino forse anche indirettamente di polveri sottili. C'è poi tutta la parte della gestione dei finanziamenti, ripeto, che verranno eventualmente riconosciuti, poi vedremo se dall'ente porto o della regione, da entrambi, ma ovviamente tanti o pochi, perché noi dovremo poi da fare fattura a chi avremo l'incarico sia di fare l'analisi, sia eventualmente per questa parte dei controlli delle centraline. C'è anche la parte, adesso vediamo, della comunicazione, della gestione dei social, della grafica, che ovviamente potete capire è fondamentale, perché come di questo progetto che coinvolgerà migliaia di persone, centinaia direttamente, migliaia indirettamente, non deve passare inascoltato, insomma. E quindi la necessità di gestire in modo adeguato i social, noi abbiamo già tutta una serie di pagine aperte a cui abbiamo anche già abbastanza adesioni, ma mi rendo conto, perché al momento la stiamo sostanzialmente, due o tre persone la stiamo gestendo, ma ci vuole della professionalità. Abbiamo anche da sviluppare una grafica adeguata che permetta, come dire, di avere anche, come dire, una parte estetica piacevole per le loro cose. C'è la parte poi fondamentale, che è questa della formazione dei cittadini sentinella. Ripeto, saranno pensavamo una 25 famiglie che ospiteranno la mini centralina, i quali sono, come dire, dovranno essere in qualche modo, avere tutte le informazioni utili per capire cosa fare quando la loro, intanto arriva una segnalazione di navi che fumano, o ancora di più quando la loro centralina segnala un picco, perché questo l'abbiamo già visto, questo è quello che fanno egregiamente questo tipo di centraline, piccola curiosità. Tutte le nostre centraline, comprese con la mia di Bogliasco, a partire dalla mezzanotte del 31, scusate, dalle 11.30 del 31 dicembre fino, mi pare, alle 4 del mattino, hanno segnalato livelli elevatissimi, nettamente superiori ai limiti anche giornalieri, di polveri sottili e polveri ultrasottili. Ovviamente erano i vari botti che si stavano, nonostante il divieto, tutti quanti stavano in grande quantità, stavano facendo andare per tutta la città.
Ecco, infine l'educazione ambientale, il rapporto con le scuole, l'organizzazione di seminari o corsi di e-learning, quindi corsi diciamo in remoto, che permettano di fare in modo che tutte le tematiche messe in campo, che sono appunto che cosa sono le polveri sottili, gli inquinanti, quali sono le leggi che le governano, come si misurano, gli effetti che possono avere e ancora di più come si può rimediare o come si è rimediato all'inquinamento, perché insomma, bisogna anche dirlo, in effetti la qualità dell'aria di Genova non è come quella che noi monitoravamo appunto negli anni 70-80 e questo non è avvenuto per caso. E infine, se qualora il gruppo di lavoro che bisogna mettere in piedi, se non arrivano questi finanziamenti di cui ho parlato prima, diciamo pubblici, ovviamente far partire l'acquisizione di finanziamenti con un piano adeguato di finanziamento pubblico. Ecco, ripeto, queste sono le proposte, molti di voi penso che possano essere interessati e coinvolti, e a questo punto aprirei in qualche modo il dibattito. Adesso vediamo un po' come gestirlo. Adesso vabbè, adesso non so se c'è qualcuno dovremmo avere una regia che sta gestendo Zoom. Non so se... Vabbè. Ma io direi a questo punto possiamo provare. Ciao, sono Maria Teresa. Ecco, Maria Teresa, tu puoi controllare eventualmente gli interventi, ti spiace? Scusate, Maria Teresa sta controllando, sta appunto gestendo... Sto facendo le veci di Christopher. Prego? Sto facendo le veci di Christopher. Sì, esatto, lo sappiamo, perché Christopher è qui, ci ha messo a disposizione lo Zoom. Quindi... Vuoi controllare la chat? Ma vedere se la chat c'è già qualcosa oppure vediamo come possiamo... No, non c'è niente. C'era qualcuno che chiedeva se le slide si potevano avere. Ho scritto che le slide, sì, se sarà poi... pubblicata sul sito di Ecoistituto. Sì, allora diciamo così. Allora, sul sito, quindi sul sito di Ecoistituto vedremo di aprire una piccola pagina dove, comunque nella pagina dove trovate già il corso, scusate, il progetto, potremo anche inserire i link per vedere questa e altre presentazioni su questo tema che abbiamo fatto, per esempio quella che abbiamo presentato al Comune, dove c'è qualche dettaglio in più rispetto proprio al progetto, le cose che vi ho detto un po' velocemente, ripeto, l'argomento, e ovviamente quest'ultima. Chi vuol parlare, se non so se può farlo, allora, intanto questa cosa la toglierei. Della mia presentazione va bene, posso toglierla? Vabbè, la tolgo. Chi vuole intervenire? Posso fare subito... Ecco sì, magari Maurizio se ti presenti, scusami tanto perché sì. Ti accennavo, però non credo che tutti ti conoscano. Giustamente. Allora, io sono Maurizio Ferretti, professore di chimica fisica all'Università, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Tra l'altro tengo proprio un corso di chimica fisica ambientale, quindi l'argomento mi interessa moltissimo. Sia per quello che può essere l'attività di ricerca che l'attività didattica e di formazione. Quindi proprio nel seguire le attività del gruppo di lavoro, della slide che è l'ultima che hai presentato, ho notato che c'è, come ovviamente in ogni progetto giustamente ben costruito, c'è tutta la parte di comunicazione, formazione, educazione, rapporti con... la città e con le scuole e quant'altro. E su questo la partecipazione dell'università, oltre che quello che può essere la parte più, diciamo, contributo tecnico-scientifico, analisi dei dati, potrebbe l'università garantire anche un supporto in questa parte, perché voi sapete che c'è tutta una parte dell'attività della mission dell'università che si chiama terza missione, che è proprio quella di interagire con la città, organizzare eventi divulgativi e comunicare con, diciamo, attraverso i social i risultati tecnico-scientifici della ricerca, e quindi partecipare a questo progetto. Partecipando a questo progetto, noi dell'università potremo dare anche un contributo in questo senso. E
Poi un altro punto che ho colto un po' al volo e quindi chiedevo un chiarimento è che a un certo punto quando si parla di patto giovani c'è questo riferimento alla costituzione di una ATS, quindi una, non ho capito bene se è una associazione o se, cioè, o se si può configurare e pensare di costituire addirittura una startup per i giovani che volessero... L'ATS è già stata istituita, Enzo Dottortello, che ha sottoscritto per noi, forse magari ti può dare qualche elemento in più. Quindi è un'associazione comunque di tante associazioni che hanno già aderito, tra l'altro sono anche scaduti i termini, quindi quella di fatto chi ha aderito, ma sono tutte... Vabbè, comunque Enzo, se tu vuoi magari dare qualche elemento, devi accendere il microfono. Su questo, punto... dal momento che l'università ogni anno bandisce un contributo per il finanziamento che si chiama Start Cup, ovvero sia una competizione su progetti per l'avvio di imprese, sia in campo scientifico-tecnologico che in campo umanistico-sociale. E allora, siccome mi pare di aver capito che il progetto Patto Giovani è essenzialmente più rivolto agli aspetti all'analisi delle ricadute in termini sociali di questo progetto, se i giovani che partecipano volessero provare a partecipare a questo bando che scade a fine febbraio, quindi c'è ancora un po' di tempo, potrebbero essere finanziati fino a 8.000 euro per la costituzione della loro startup. Se ne può tenere presente, bene, mi pare una buona idea. Enzo, se ci vuoi dare qualche appunto lume su questa ATP. In effetti non è che abbia tanto da aggiungere. Questa è un'associazione temporanea di scopo che dovrà essere meglio chiarita nel tempo, perché hanno fatto tutto rapidamente, probabilmente per questioni di non perdere i finanziamenti. Io direi che al momento non è che si possa aggiungere molto. Non ci si possono aspettare grossi cifre. Ecco, questo è un'aggiunta che credo che varino tra 3.500 e 7.000 euro diciamo nel suo globale. Quindi diciamo che per progetti piuttosto impegnativi certamente bisognerà ricorrere ad altri metodi di finanziamento. Comunque saremo più chiari in futuro. Va bene. Qualcun Grazie, altro che vuole scusate. Intervenire? C'è nessuno? Volevo sentire Salvatore, scusami, magari che ci spieghi un po' meglio, tanto cosa anche, vabbè, che ruolo potresti avere. Chiedo scusa. Tu dovresti aver ricevuto quella relazione. Sì, l'ho ricevuto e ho già inserito, poi magari stasera lo faccio circolare per la parte che è già compitata. Tanto per riassumere quale potrebbe essere il ruolo, diciamo, di Chiaria Tira, che è poi il progetto che è stato sviluppato a Firenze, che è sulla falsariga, diciamo, di quello che viene proposto qui, anche se qui mi sembra un pochino più organico, perché insomma si va a monitorare lo stato degli aerei eventualmente, o anche la posizione delle navi. Comunque, ecco, il ruolo che Chiaria Tira, diciamo, potrebbe svolgere in questo progetto è quello, prima di tutto, ruolo tecnico di realizzazione, progettazione e fornitura delle centraline che già abbiamo sviluppato, che stiamo sviluppando e che stiamo migliorando, aggiungendo la possibilità di altri tipi di misure, quali la temperatura, l'umidità, il vento, se vogliamo, e all'occasione, qualora ci fosse il contributo di qualcuno, diciamo anche aggiungere dei sensori di altro tipo. La centralina è aperta a questo, la stiamo studiando proprio perché possa essere aperta ad aggiungere altri sensori.
L'altro tipo di contributo che abbiamo proposto è quello legato alla realizzazione, diciamo, del sito per la raccolta dei dati, quindi al database e eventualmente all'accesso di questi dati, quindi attraverso delle password, attraverso delle dashboard, attraverso la possibilità di poterli scaricare in manuale, in automatico, ad hoc, secondo criteri di finestre temporali o di associazione di qualche tipo, diciamo così. Per quanto riguarda l'elaborazione, invece, magari ecco qui, o l'analisi di questi dati, questo una volta che sono disponibili, probabilmente ci sono dei soggetti molto più specializzati di noi per poterlo fare. Questo lavoro. Possiamo fare dell'istruzione, del tutoraggio per quanto riguarda istruire quelli che sono i tutor o le sentinelle, come le chiami te Federico, delle centraline, quindi dirgli come devono fare, come le centraline devono funzionare. E possiamo anche attivare una rete di monitoraggio in background che verifica effettivamente il funzionamento delle centraline e che eventualmente si può intervenire nel caso in cui ci sia qualche malfunzionamento. Qualche cosa. Questo è quello, diciamo, che noi abbiamo un po' proposto ai sommi capi e quello che possiamo fare. Perfetto. Quindi direi che la vostra partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico lo dei, come dire, per scontato, anzi ci conto. Sì, sì. Se, mi sembrava che Coiana avesse chiesto di parlare, è così? Se Coiana si deve... Ecco, per... sì, Giovanni Coiana, che se ti presenti, scusami. Per le centraline... ti puoi presentare, Giovanni, detto, scusami. Il nostro comitato ne ha acquistato tre, una è già funzionante, una l'abbiamo spostata e una la sederemo in settimana. Quello che mi interessava invece era il biossido d'azoto, sì. Il famoso discorso dei tubetti che ci avevi fatto. Non ho capito. Nei biossido d'azoto? Per rilevare il biossido d'azoto, come hanno fatto a Milano, ad esempio. Sì, sì, possiamo farlo anche noi. Era... Che cosa volevi chiedere? No, volevo dire, c'è stato un avanzamento o ci siamo fermati? No. Beh, no, allora... intanto io ho un preventivo per l'analisi del biossido d'azoto di ARPAL, ma l'ho chiesta e ho chiesto, anzi, ho già chiesto comunque a una società, mi pare si chiami SIGE, che è questo laboratorio che avevo citato prima, che è un laboratorio privato che opera a Genova, che si è detto già disponibile per procurarci i tubi e analizzarli. Quello che noi dovremmo fare, la parte un pochino più complessa, ma appunto un gruppo di lavoro dovrebbe occuparsi di questo, è quella di andare a consegnare e a ritirare i tubi. È la parte, se vogliamo, mi sembra più facile, anche meno costosa. Quindi abbiamo delle ampie esperienze, appunto anche in Italia, in cui centinaia di campionatori passivi sono stati posizionati in tutta Milano, piuttosto che a Napoli, e hanno fornito dati, peraltro non già sappiamo, attendibili. Noi abbiamo fatto una piccola prova qualche anno fa, dove ne abbiamo piazzato, mi pare, 6 o 7, appunto anche lì, tra l'altro, con un controllo in parallelo con le centraline ARPAL, con dati assolutamente confrontabili. Quindi questa cosa può partire. Quello che sto pensando è, appunto, era che se riusciamo a coinvolgere le scuole, come ho detto prima, attraverso le scuole del quartiere vostro, oppure appunto di dell'Alta Valpolcevera, oppure di Multedo, noi potremo attraverso i ragazzi, in base agli indirizzi delle loro abitazioni, andare a consegnarli questi tubi e farli portare a casa. È un'esperienza che abbiamo già fatto, funziona, tra l'altro i ragazzini delle medie si sono dimostrati molto più attenti dei loro coetanei più grandi, che hanno anche altre cose a cui pensare, nel senso che il ritorno delle centraline, che poi, ripeto, sono dei piccoli tubi, niente di più, è stato quasi al 100%, praticamente al 100% con i ragazzini delle medie. Questo vorrebbe dire anche coinvolgere i loro insegnanti, le loro scuole e così via. Quindi questo si può fare, ovviamente, ecco, avendo già, sapendo chi, poi si prenderà cura della consegna, di identificare questa idea che vi ho detto va avanti, di identificare gli indirizzi, anche perché è importante che la localizzazione delle queste mini centraline sia tale da coprire in modo omogeneo il territorio analizzato, perché
Poi e qui vedremo chi può farla. Io ho chiesto anche il, come dire, il preventivo per questo tipo di elaborazione dati. Si possono costruire quelle che vengono chiamate mappe, cioè conoscendo il livello di inquinamento in, che so, una, appunto un centinaio di punti ugualmente distribuiti sul territorio, si possono, con opportuni software, peraltro già che esistono tranquillamente, elaborare delle mappe di isoconcentrazione che permettono di stimare quale sia la concentrazione presente nelle zone dove non ci sono le centraline. E questo mi pare uno strumento molto potente per capire come i fenomeni si diffondono. E quindi i fenomeni, diciamo, a seconda della fonte, come è distribuito questo fenomeno nella città. Ovviamente, tanto per dire, che so, a Napoli, no, o comunque a Milano, le problematiche maggiori si hanno lungo le strade più trafficate, perché quella è la fonte principale. Da noi, appunto, ecco, tra l'altro, vabbè, non accennando, non l'ho detto, ma è previsto nel progetto che ci sia un campionato, come dire, un confronto e un monitoraggio estivo o invernale, perché per chi non conosce Genova, noi abbiamo questo regime di eventi in cui durante il periodo invernale questi eventi dominanti sono da nord-est, nord-nord-est, che girano poi prevalentemente da sud-est nel periodo estivo, e quindi praticamente nel periodo estivo tutto l'abitato si trova molto più frequentemente di quanto non sia quello invernale sotto vento a questa specifica fonte che sono le attività portuali. Quindi si può fare. Bene. E prego. L'ultima cosa. Tu hai allegato una mappa con le direttrici dei fumi. Sì, una prima cosa un po' rudimentale. Sì, ecco. Volevamo sapere se il substrato, cioè la mappa sottostante l'indicazione dei fumi, poiché ha una attendibilità bassa, per ingrandirla e accompagnarla. No, d'accordo, guarda, su questo sì, io poi ho fatto, ma guarda, non so se, quello che ho fatto, poi magari ecco, mi pare che nella documentazione possiamo inserirla, questa immagine, banalmente avevamo, perché questa cosa è già possibile, la posizione delle navi presenti nel porto, quindi con nome, cognome, ora d'arrivo, ora di partenza. E di lì mi sono divertito a vedere con venti da sud-est, la direzione dei venti da sud-est, questi fumaioli, dove vanno a sbattere i fumi di questi fumaioli. La cosa che ho notato, e sinceramente non ci avevo dato prima, è che sostanzialmente c'è una zona molto ristretta della città che si trova contemporaneamente sotto vento almeno 3-4 navi in sosta, proprio perché sono tutte messe in quella zona. Per cui in quella zona sottovento, che è quella che appunto Coiana mi stava accennando, che bisognerebbe meglio vedere, secondo me bisogna andare a piazzare più campionatori, perché è lì che secondo me ci sono i problemi che al momento di fatto ignoriamo. Cioè nessuno gli è venuto mai in mente sto problema e nessuno ha monitorato mai nulla. Quindi quello che mi aspetta è che questa zona, mi auguro per poco tempo, perché vabbè, sono sostanzialmente, da quello che ho capito, i problemi sono quando la nave parte, per cui accende i motori a freddo, e questo crea sicuramente, specie nelle navi più vecchie, delle grandi quantità di polveri, che probabilmente saranno anche pesanti, insomma, non più che leggere, ma di cui c'è sicuramente una componente di polveri leggere, che va a impattare in zone molto ristrette, immagino con livelli di concentrazione importanti, poi vedremo. Ecco, su quello ho già sentito ARPAL. ARPAL mi ha detto che non ha, come dire, modelli diffusionali sufficientemente dettagliati per poter, come dire, vedere sostanzialmente in modo molto, come più stai chiedendo, quali sono le case dove va a impattare l'inquinamento. Però, ecco, diciamo, questo piccolo esercizio molto banale, anche perché quella linea che ho tracciato dovrebbe essere teoricamente anche nel modello diffusionale, in cui il cono emesso dalle navi si allarga, quindi progressivamente va a diminuire la concentrazione, ma la concentrazione maggiore io me l'aspetto sempre nel centro, quindi in quella direzione, e lì può essere utile, facendo questo piccolo esercizio su qualsiasi altra, anche su questo punto le mappe geografiche cartacee, insomma, andare a vedere quello che mi pare di capire state facendo, di andare a cercare quali potrebbero essere le case, i terrazzi, i balconi che potrebbero ospitare le prossime centraline. Comunque, ecco, diciamo sì, c'è un accordo di massima, di incontri a breve con l'esperto di
di modelli diffusionali di ARPAL per cercare di capire questo aspetto. Direi che potrei, se siete anche d'accordo, chiamarli e fissare un incontro, magari non potrà che essere in remoto, e se qualcuno di voi partecipare ovviamente può farlo, perché ripeto, è importante comunque anche per poi capire come andremo a gestire meglio il progetto quando, appunto, una volta che ci sono i fondi, acquisire quelle 25-30 centraline e piazzarle nel posto giusto, perché quello ovviamente è la scelta più delicata che comunque dobbiamo fare. Qualcun altro? Nient'altro, grazie. Grazie a te. Se era possibile intervenire io, sono Cellerino. Ecco Cellerino, grazie. Anche se tu ti presenti, perché sì, certo. È importante, no, anche la tua rappresentanza. È importante. Allora, io sono Giampiero Cellerino, sono qua vedendo altri colleghi, diciamo, di preparazione culturale, mi rendo conto di essere il decano. Io, detti l'esame di chimica generale, addirittura con il professor Mazza, quindi questo vi dà un'idea di che tempi stiamo parlando. I chimici presenti capiranno. Ecco, allora, il mio punto era quello di, ho letto bene quella relazione che mi hai mandato, no? E mi sono messo da un aspetto critico, proprio da chimico analitico, se vogliamo. E ovviamente non mi preoccupa la capacità del laboratorio di valutare in maniera estremamente adeguata e corretta sia la composizione dei metalli pesanti che quella dei composti organici volatili. Questo è una cosa che non è certo un challenge per un laboratorio. Quello che invece vedo come punto estremamente debole della catena è l'aspetto di campionamento. Purtroppo qui ci troviamo di fronte, ad esempio, a un suggerimento di wipe test, e sappiamo benissimo tutti quanto sia critica la mano dell'operatore che esegue il wipe test per avere un che di rappresentativo. Quindi questo è un primo punto estremamente, diciamo, vulnerabile, se vogliamo. Il secondo è l'acquisizione del dato sui composti organici volatili. Se c'è, ad esempio, se qualcuno volesse anche involontariamente alterare il dato, lo fa con estrema facilità, perché basta che si metta magari durante questo periodo a verniciare. Dire consigli quello che non si fa. No, hai ragione. Scusami. Sì. No, però non è un consiglio, ho la risposta. Sì. Ho la risposta, hai ragione. Il discorso è, vedo come anello estremamente debole l'aspetto di campionamento. Sì, scusami, hai ragione. Diciamo così, intanto ovviamente io, se tu sei d'accordo, ti prendo nel gruppo del Comitato Tecnico Scientifico, perché questo è un aspetto importante che dobbiamo chiarirci tutti quanti, perché ovviamente, allora, ripeto, è un progetto di citizen science, quindi, come dire, vede la partecipazione popolare, e questa è la cosa più importante. Queste esperienze, per esempio, di campionamenti passivi con biossido d'azoto, si fanno dappertutto. Lo stesso, diciamo, gli enti, anche enti pubblici o di enti di ricerca qualificati, l'utilizzano. Il problema che tu hai evidenziato è un problema reale. Il problema reale è quello, da una parte, la scelta accurata del punto di campionamento. L'altro è quello di evitare, errori dovuti, in alcuni casi, anche, perché no, ad azione voluta. Devo dirti che noi queste cose, appunto, tra l'altro proprio l'analisi di DEVOC come istituto l'abbiamo fatto in tantissime occasioni, sia per qui a Genova, ma anche invitati, l'abbiamo fatto anche a Napoli, a monitorare realtà, appunto, dalle acerie dell'Ital Sider qui di Cornigliano, le abbiamo anche fatte in altre località, La Spezia e quant'altro. Questo problema, diciamo, che qualcuno faccia il furbetto, c'è, ma ti posso garantire che ci se ne accorge, perché i livelli sono talmente, cioè, qualcuno imbroglia nei termini in cui stavi suggerendo, chiedo scusa se ti ho interrotto, ma era quello di non suggerire queste cose, sono talmente evidenti che di fatto è ovvio che non devono succedere. E quindi, d'altro canto, come dire, le nostre sentinelle saranno addestrate. C'è il problema, come dicevi tu, del wipe test, che è un po' delicato.
però ho anche già visto, diciamo, è un metodo che viene utilizzato, ho visto anche delle pubblicazioni in cui sono appunto i cittadini adeguatamente addestrati, di qui la formazione delle sentinelle ne farà parte, che hanno fatto questo tipo di campione perché ci serve intanto per avere qualche prima informazione, cioè nessuno si è preso la briga, se non forse il comitato che ha tenuto sotto controllo le missioni della riparazione navale, tra l'altro con deposimetri, quindi una cosa molto più sofisticata, ma ovviamente molto più costosa, di deposimetri su cui poi sono stati analizzati i metalli, evidenziando eventualmente presenze anomale tipo di alluminio o altri metalli che dovute appunto alle saldature o alle operazioni che vengono fatte. Quello è un tema che io vorrei, ecco, dato che nel comitato sicuramente ARPAL parteciperà, parteciperà all'università, come hai visto, non escludo che altri, come dire, esperti universitari si vogliano aggregare, possono darci una mano per, come dire, impostare un protocollo che minimizzi gli errori e ancora di più gli sbagli, ancora di più le false misure. Quindi, ripeto, un problema che hai fatto bene a sollevare, che ho ben presente, ma che secondo me si può tranquillamente minimizzare. D'altro canto, come dire, l'affidabilità delle misure sono ormai assolutamente, e anche dei campionatori, sto parlando dei campionatori passivi, sono ampiamente certificati, tanto per fare un nome, dal centro europeo di Ispra, con cui a suo tempo avevamo contatti diretti per aver lumi appunto sulle problematiche che queste metodiche avevano. Il mio punto era non sull'affidabilità né strumentale né del campionamento, ma degli effetti esterni non controllati o non controllabili sul campionamento stesso. Quello, guarda, quello è un problema reale che abbiamo avuto, non so se posso raccontarlo, ma questo anche per colpa mia, abbiamo dovuto spostare una centralina perché non mi sono reso conto che un camino che sembrava innocuo in realtà era il cabino di del sottostante ristorante. Il fatto che noi vedessimo i picchi alle 7 alle 7 di sera e a mezzogiorno, non li vedessimo il lunedì, che è il giorno di chiusura del ristorante, mi ha dato la controprova che avevamo. Mi spiace, insomma, non me ne ero accorto. Adesso abbiamo spostato in un posto che, insomma, a mio avviso, e ovviamente lì dobbiamo. L'unica cosa che il problema che sto vedendo è che ci sono molti barbecue in giro per la città. Penso che siano aumentati durante il periodo Covid, e vabbè, quello è un problema reale. Diciamo così, da ARPAL e dall'idea appunto che di istituire questo gruppo di lavoro tecnico, questa problematica è stata evidenziata proprio anche da loro, e quindi ovviamente dovremmo stare molta attenzione nell'identificare i punti, in particolare questi fissi delle centraline, ma anche perché mentre un tubo si sposta facilmente, non c'è nessun problema a collocarlo, la centralina. Appunto la Firenze lo sanno già anche loro, richiede una serie di attenzioni, tra cui sicuramente questo, che non ci siano altre fonti. Insomma, è un problema, ripeto, farà parte del protocollo, poi vedremo, ma sono abbastanza confidente che riusciremo a superarlo con una certa facilità. Qualcun altro? C'era un rappresentante di Fegino, non so se si vuole. Sì, salve, sono Gabriella Gabriella, Rapicato. ecco, potevi accennarci perché poi io ho parlato un po' con la Marras, so che Sì, non può venire, un po', però se infatti. ci vuoi accennare magari quali sono i vostri problemi, eventualmente la vostra disponibilità a partecipare appunto come controllo. Sì, la disponibilità sì, sicuramente. Ma noi abbiamo Via Ferri, non so se avete presente dove si trova attualmente. Beh, da sempre è un luogo di passaggio, così come Via Borzoli, di moltissimo traffico. Al momento Via Ferri abbiamo anche i cantieri del Terzo Valico, quindi del nodo, noi siamo il nodo, ecco. E quindi stiamo vivendo una situazione tragica dal punto di vista appunto della qualità dell'aria, del rumore e quant'altro. Perciò siamo molto molto interessati. Io purtroppo
sono un'indegna sostituta della signora Marras, però come ripeto c'è l'interesse sicuro. Poi io come insegnante invece dell'Istituto Comprensivo Borzoli, se può essere utile, sono disponibile e sicuramente l'istituto sarà interessato a partecipare a un progetto Perfetto. Del genere, per quel poco che sono riuscita a capire. Sì, la mia idea era che proprio le scuole potessero ospitare una e perché no due centraline, una all'esterno, una magari in aula o nelle aule, magari non so bene adesso. Noi non rimaniamo molto sulla strada, noi rimaniamo un po' nel verde. No, no, ma poi ci sono i posti dove però, i ragazzi arrivano col motorino, l'abbiamo già vista queste storie. Però comunque penso che anche il nostro dirigente attraverso sia molto favorevole. Se Perfetto. Poi volete un contatto, chiedete alla signora Mara, se lascio la mia mail nella Perfetto. Chat. Insomma. Sì, l'idea, ripeto, proprio perché attraverso gli alunni c'è più facile poi trovare le abitazioni che potrebbero ospitare i campionatori passivi. Sì, quello che bisogna avere un punto di unione, insomma tutti gli alunni si riuniscono un determinato giorno, si consegnano i 20 campionatori e poi che lo portano a casa. Poi dopo un mese, perché questa è la procedura, tutti questi 20 campionatori tornano a scuola, vabbè, confezionati adeguatamente, ma inviati poi al laboratorio per di analisi. Insomma, questa è la prassi che facendolo attraverso le scuole la vedo fattibile. In altro modo è tutto più problematico perché bisogna trovare le persone. No, direi che io devo ovviamente sentire il dirigente, ma come scuola, istituto comprensivo Borzoli, almeno l'interesse, eccolo, se non Perfetto. Posso dare certo io l'adesione. Sì, beh, sì, sì, no, no, ma come ho detto, questa è, come dire, stavo illustrando le tematiche, facciamo delle proposte per l'adesione e possiamo sentirci con calma, non so, tra una settimana, adesso poi... Magari sì. possiamo, poi potete anche magari dare, anche per iscritto, mandare, segnalare vostre disponibilità o meno. Tenete presente che possiamo, potete anche coinvolgere altre persone che sapete, magari che oggi non sono presenti, ma che pensate che potenzialmente possono essere interessate. Insomma. Vediamo, anche perché, ripeto, tutto poi parte quando sappiamo se i soldi arrivano. E vabbè, allora ci daremo dentro. Nel frattempo però sarebbe utile... che i gruppi di lavoro vengano in qualche modo individuati per vedere, per essere pronti quando poi, avendo la certezza che il finanziamento c'è e quindi avendo anche calibrato meglio l'intervento, possiamo partire senza problemi. Il progetto dura un anno e mezzo, poi perché abbiamo questo problema stagionale che bisogna comunque monitorare e poi ci sarà il tempo necessario per tutta l'elaborazione dei dati e per la presentazione finale dei risultati che avverrà ovviamente in incontri pubblici, insomma, sia locali, sia ovviamente a livello cittadino centrale. Grazie. Prego. Altri? Va bene, io, se non ci sono altri interventi... Io posso confermare la nostra... scusa, la nostra disponibilità per la parte ecco, anche tu presentati un attimo, scusami, di Ecoistituto e diciamo che per noi la parte interessante su cui potremmo dare insomma il nostro impegno riguarda soprattutto l'attività di educazione ambientale anche di e-learning. Domandavo poi all'università se eventualmente si potesse poi creare appunto, ma magari ne parliamo all'interno del gruppo di lavoro, anche una collaborazione sull'utilizzo di software dedicati proprio per l'e-learning. Ecco, quindi potrebbe essere un tema che potrebbe diciamo anche andare oltre il territorio rigorosamente genovese, ma diciamo offrirsi un po' il panorama anche più ampio, vista la valenza del progetto. Ferretti, che dici? Hai sentito? C'era? Ci ha lasciato? No, vabbè. Scusate. Ecco. No, se avevi sentito questa proposta di collaborare con... Per... Esatto, volentieri, appunto, l'ho detto subito che siccome fa proprio parte della mission dell'università, anche questo... compito della divulgazione verso i cittadini e quindi il progetto Terza Missione può contenere, lo proporrò senz'altro, questo progetto che venga seguito e si dia supporto alle iniziative e alle proposte. Bene. Sì, anche il coinvolgimento di qualche studente su, non so, adesso qualche tesino, altre cose che potrebbe essere utile, ecco. Anche in questa fase, diciamo, in questo momento, per esempio, siamo scoperti su una banale elaborazione e acquisizione dei dati, tracciamento di
di curve di, vabbè, di calibrazione, insomma, che ci vuole qualcuno che abbia un minimo di dimestichezza, ma proprio un minimo. Se qualche ragazzo fosse disponibile, perché no? Insomma, per la calibrazione che accennavo prima, ecco. Qui abbiamo veramente una marea di dati già acquisiti che però bisogna in qualche modo elaborare per vedere se esistono correlazioni lineari e quanto queste correlazioni siano a loro volta affidabili e quindi da poter utilizzare. Vabbè. Quindi anche su questo, se questa come università... Una domanda, perché mi è sfuggito, la durata del progetto... hai detto un anno e mezzo? Il progetto, grosso modo, sì, un anno e mezzo, perché vabbè, ovviamente c'è anche nel documento che ti ho inviato c'è anche una tempistica lì di massima, insomma, sì, prevista, no? Perché bisognerà, sì, appunto, appena arrivano i soldi, bisogna montare le 30 centraline, richiede tempo, per dirti una cosa banale. Anche qui i progetti di e-learning e altre cose dovrà essere in qualche modo, come dire, messa a punto. Comunque, dicevo, fatto salvo i tempi tecnici, no, di appunto collocare, fare le centraline, posizionarle, individuare le famiglie che ospitano, che ospiteranno, individuare le sentinelle, eccetera, e formarle, complessivamente direi che 2 anni complessivamente se ne andranno, in cui poi le misure vere e proprie, quelle che ci interessano, sono almeno una misura, chiamiamola invernale, e una misura estiva, perché è quella che ci permetterà dal confronto di capire quanto il fenomeno che ci interessa effettivamente è importante, ovviamente nel periodo in cui la città si trova sotto vento ai fumi del porto, che sicuramente è nel periodo estivo, dove peraltro ci sono anche maggior numero di navi, appunto passeggeri, piuttosto che traghetti che arrivano nel nostro porto. Scusa Federico, per quanto riguarda il discorso patto giovani, i tempi sono molto più ristretti, perché sì, dovrebbero concludersi entro settembre-ottobre, penso. Del quest'anno. No, sì. Questo vuol dire che magari la parte, forse allora potremmo, come ne avevamo parlato prima, limitare, qualora questa cosa vada avanti, il nostro intervento alla parte appunto didattica, informatica, perché questo è un limite oggettivo, sì. Potremmo sfruttarla per la formazione, che comunque quella possiamo farla, come dire, anche da subito, no? La formazione delle sentinelle o il coinvolgimento dei ragazzi. Certamente. Volevo cogliere l'occasione per chiedere effettivamente a Ferretti, visto che ha tutti questi studenti a disposizione, se effettivamente ci potesse mettere così in contatto con qualcuno per le tesi, tesine, come proprio Eco Istituto, perché non è soltanto, tutto sommato, un lavoro di elaborazione brutale di dati, si potrebbe un po' vestire la tesi o la tesina, magari noi ci mettiamo a disposizione, certamente io per il poco che so, ma Federico per dare una mano, come correlatori, ecco, secondo me se ci coinvolgeste come Eco Istituto sarebbe una bella cosa. Sì, sì, guarda, i temi ci sono, e quindi se Ferretti mi conferma ci possiamo magari sentire, ragionare insieme, se pensa che appunto qualcuno dei suoi ragazzi o comunque possa essere interessato a una, secondo me anche a una tesi, perché ho visto che l'argomento del tipo di sensore che utilizziamo per le polveri è studiato dall'università. Sia Genova che, tanto per dire di nuovo, ho trovato, insomma, facendo un po' di ricerca, sia l'Università di Genova che il Dipartimento di Fisica in particolare, sia alcuni dipartimenti di chimica, se non sbaglio, di Firenze, stanno studiando questo tipo di strumento, che, ripeto, ha ovviamente dei limiti, ma che fornisce, permette di fare cose che altrimenti non si potrebbero fare. Quindi una tesi, secondo me, ci sta, anche perché, ripeto, ho fatto una piccola ricerca bibliografica io, trovando qualche articolo sia in Italia che all'estero, in cui questo sensore era il soggetto studiato per risolvere problemi ambientali. Vabbè, ne possiamo parlare comunque. Insomma. Sì, 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 sicuramente. Poi mi fai sapere qualcosa, ci possiamo sentire per approfondire insieme questa cosa. Vediamo un po'. Però, se vi ricorderete, avevamo già
parlato di tesi laurea qualche tempo fa. Sì, che non è andata a buon fine, mi pare, no? Poi non era andata a buon fine, ma principalmente perché bisogna organizzare bene la tempistica. Siccome più o meno le tesi o tesine iniziano in periodi dell'anno, tipicamente i tirocini iniziano verso la fine del diciamo di questo semestre, quindi si incominciano a chiedere la tesina da marzo, aprile in poi, mentre invece per le tesi laurea le chiedono prima, di solito prima di Natale, per poi iniziare in questo periodo. Ecco, quindi bisogna un po' adesso farci... Se vuoi ci possiamo anche sentire, insomma, questa cosa delle tesi eventualmente, non lo so, dimmi tu. Siamo già, comunque valuta un po' tu. Se pensi che ci siano delle possibilità, ci possiamo sentire, ripeto, perché secondo me c'è argomento che potrebbe far piacere appunto agli studenti, anche perché no, con l'idea di queste start-up di cui si è accennato prima. Perché... Esatto, sì. Va bene. Se non c'è altro, io direi che possiamo chiudere qui. E appunto, io adesso facciamo così. Adesso poi verifico dalla registrazione che la partecipazione... È Bruno che ha la mano alzata, Federico. Io non la vedo. Okay, chi vuol parlare, parli. Va bene. Grazie, Federico. Sì, ho alzato la mano. Ah, scusa, Bruno, era solo... Io sono un medico di Eco Istituto e anche un medico di una rete che si chiama Insieme per la Salute, che finalmente con sabato scorso ha avuto una sua presentazione più formale a Good Morning Genova, che è una radio TV locale. E quello che volevo dire era una cosa abbastanza ovvia, ma importante ricordarlo. Le ricadute che questo monitoraggio ha sulla salute ovviamente sono enormi. E perciò sarebbe molto interessante, prima di tutto, cercare di coinvolgere già dall'inizio, quando facciamo questi gruppi, qualche epidemiologo in attività, per esempio all'Istituto dei Tumori, perché faccia parte in tempo reale di tutte le informazioni e tutti i dati che possono circolare. Perché ovviamente sono da utilizzare al più presto possibile. In secondo luogo, anche proprio una ricaduta in associazioni, sia di base come i comitati di quartiere, sia di associazioni con uno scopo, come posso dire, di costruzione dal basso di una sensibilità ecologica e di una sensibilità sulla salute, perché ovviamente tutto il monitoraggio di quello che ci aspettiamo essere una situazione piuttosto pericolosa e che è in continuo e che non sappiamo quando e se possa essere migliorata, ovviamente diventano oggetto di mobilitazione e di attività per la sanità e per la salute. E questo, come dire, è proprio, come dire, l'anima della prevenzione, quella per la quale gruppi di medici come quelli nostri, Insieme per la Salute, si basano. Cioè la prevenzione primaria è fondamentale e i fattori di rischio, come quelli legati a quelli che vogliamo monitorare, sono proprio il pane di qualsiasi iniziativa valida da proporre per il territorio. Sì, guarda, la tua cosa, la tua osservazione è puntuale, perché ovviamente richiede, intanto la terremo presente e vedremo di poter coinvolgere anche degli epidemiologi, qualche contatto l'ho già avuto e penso, tra l'altro sono proprio i colleghi che continuano a lavorare e penso che siano interessati, specie se poi il loro lavoro verrà in qualche modo retribuito, perché poi questo è il problema che del loro hanno. Ecco, però ti ricordo che proprio questo tipo di monitoraggio che pensiamo di fare, ho parlato delle mappe di isoconcentrazione, che verranno, sarà comunque un prodotto di questo studio, permettono di identificare con maggiore precisione la popolazione a rischio. Ed è quello che facemmo appunto a Multedo, di cui appunto Conciolerino la sa questa storia, insomma, proprio attraverso i ragazzi che hanno portato a casa
a casa i campionatori, abbiamo potuto vedere che la zona intorno a Multedo, dove ci sono queste ipotesi di prodotti chimici, c'era la maggiore concentrazione di idrocarburi in generale, o comunque di composti organici, nettamente superiore a quella che avevamo registrato in altre zone della città, sempre con lo stesso metodo. E l'indagine epidemiologica, che peraltro è stata pubblicata recentemente, che ha analizzato un indicatore di salute non particolarmente drammatico, ovviamente erano le assenze di scuola dei bambini, però aveva evidenziato che, guarda caso, proprio quei bambini che abitavano nelle zone che la mappa aveva evidenziato come potenzialmente a maggior rischio di esposizione avevano un'assenza dalla scuola maggiore dei loro coetanei di altre porte della città più pulite. Sono indagini delicate, complesse, ma avendo anche le competenze per poterlo fare, ecco, questo potrebbe essere uno strumento da mettere in piedi, quindi vedrò anche di coinvolgere direttamente, li posso sentire e vedere un po' qual è il loro interessamento e fare in modo che magari partecipino fin da subito al comitato tecnico, o almeno qualcuno di loro. Bene. Posso intervenire, Soncellerino? Dimmi, Cellerino. Allora, io mi riferisco proprio a quel lavoro che mi sono riletto ancora recentemente. Io ho visto che quel lavoro ha una informazione di base che tende a falsare completamente i risultati, nel senso che è poco significativo l'aumento. Ma perché è poco significativo? Perché viene mediato con i valori che vengono dati e presi dalle misure fatte attorno a Pegli al di là del Varenna. Quindi c'è questo problema. Io penso che se adesso ci mettessimo con gli stessi dati di allora a fare una correlazione, una relazione e correlazione più precisa, avremmo risultati sicuramente più significativi di quelli. Ecco. Sì, diciamo che secondo me è importante che comunque c'è uno strumento, poi vedremo se riusciamo a attivarlo. È uno strumento che ha una certa delicatezza, perché coinvolgiamo anche personale che non è tecnico, ma che però ci permette, torno a ripeterti, di fare cose che altrimenti non è possibile proprio fare. Sì, no, nessun altro lo mette. Scusa, io non parlavo di questo. Io dicevo, è molto delicato la correlazione dei risultati, perché già con misure fatte arriviamo a delle conclusioni che sono, diciamo, completamente... Certo, scusami Cellerino, però diciamo il problema è che questo è un tema che ovviamente affideremo a chi di queste cose se ne occupa, quindi gli epidemiologi, certo. Vabbè, certo. La parte chimica faremo il meglio che noi possiamo ma fare. Ma certo, no, l'interpretazione dei dati, la parte epidemiologica richiede tutta una serie di attenzioni che però sono presenti. Perché la... sì, noi avevamo partecipato a un tavolo regionale che era stato convocato, siamo stati due volte, abbiamo sollevato il problema, non è cambiato niente. Ecco. Vabbè, vediamo, insomma, se questa cosa ha senso farla e troviamo chi è disponibile. Ecco, sono solo presenti il collega di Firenze, che anche lui è un epidemiologo molto bravo, che però mi ha dato la sua disponibilità, no? Non mi sembra di vederlo, ma lo potremo contattare, perché anche loro, cioè con lui ho lavorato e so che è molto bravo, quindi molto attento a queste tematiche e anche molto bravo a non fare errori, diciamo pure così. Quindi questa è un'opportunità che potremo in qualche modo vedere di mettere in campo e vediamo cosa succede. Ora sentite, allora io direi, se non ci sono altri interventi, vi saluto e vi ringrazio. Volevo ancora chiedere una cosa. Prego. Federico, a Moretti, perché ha fatto un accenno alla possibilità di integrare il dispositivo con altre misure tipo il vento. Perché diciamo che anche in base agli studi che hai fatto tu, diventa, direi, una cosa molto molto importante. Tant'è vero che direi che quasi nessuno probabilmente sa che qui vicino, in Largo San Francesco da Paola, c'è una stazione dell'ARPAL che sarà adesso più di un annetto circa, sta rilevando dei dati. Però ti ricordi che quando abbiamo parlato con ARPAL ci hanno accennato all'opportunità di spostare questo dispositivo o
piazzarne un altro, non lo so, in corrispondenza di via Bari, cioè dove c'è, chiamiamola zona Lagaccio, anche se, no, se non è vero, perché hanno trovato che lì certamente ci sono delle concentrazioni, secondo loro, più elevate, e probabilmente perché quello funge da canalone. Quindi la misura... C'è questo aspetto, sì. Esiste anche questo problema molto... E anche credo che succeda praticamente da Di Negro tirando su verso la Castagna la stessa cosa, perché c'è in pratica un... Quindi sarebbe veramente interessante poter almeno integrare questa... questa misura, se no poi è una cosa che in qualche modo farei tu. No, allora intanto scusami, sono dimenticato di dire che tra i partner abbiamo già sentito ed ha avuto una disponibilità di LIMET, che è un'associazione che vede tutti i meteorologi che hanno piazzato loro centraline, ce ne sono parecchie attive a Genova in funzione. Ecco, poi Moretti ti potrà confermare che loro stanno studiando una centralina dedicata che monitorerà appunto il vento, e ovviamente il problema, aveva accennato parlando con loro, sarà quello di trovare il posto giusto dove piazzare, mi pare di capire, 2 o 3 centraline che avranno l'anemometro come sistema di misura dedicato da mettere ovviamente nei posti giusti. Ci confermi? Confermo quanto sta dicendo Federico. Alcune in teoria tutte le centraline potrebbero essere correlate. Costano un po' di più. Non serve, insomma. L'importante è individuare bene le zone per poter dare poi una mappatura a quella che è la direzione del vento in determinate zone. E quindi capire se c'è una correlazione oppure no tra i dati di direzione e velocità del vento e inquinamento dell'aria, certo. In particolare per quanto riguarda le polveri. Sicuramente vedere sul sensore influenza l'umidità, perché sotto sopra certi valori di umidità i valori di PM schizzano un po' troppo in alto. E quindi, questo è un altro aspetto che avevamo visto anche noi, infatti l'abbiamo, nella calibrazione escludiamo misure fatte con alta umidità. Quando c'è alta umidità, ovviamente queste misure devono essere prese con le pinze. C'è sicuramente qualche cosa da correggere in funzione del momento. Quindi sì, si può fare, insomma. Sì. Lo faremo sicuramente. Lo faranno sicuramente. È un grosso lavoro, spero proprio che si riesca a fare. Direi proprio di sì. Però, direttore ancora del mio laboratorio, l'avrei fatta sicuramente, cercando appunto gli 80 e passa mila euro che servono, che poi sono veramente pochi rispetto a progetti di ricerca di questa natura. Va bene. Sentite, allora io direi che se siamo d'accordo, allora intanto vi comunicheremo il sito dove prendere, appunto, adesso verifico un attimo la partecipazione per cercare di capire se vi rintraccio tutti. Comunque sul sito sulla pagina Facebook di Ecoistituto e sul sito cercherò di mettere tutti i dati e fissiamolo un appuntamento, non so se possiamo già fissarlo adesso, una decina di giorni, tanto che potremo ragionare anche per capire, nel frattempo io penso tra 2 o 3 giorni potremo inviare al comune il preventivo e quindi vedere un attimo se loro ci fanno sapere qualcosa. Direi che Federico, c'è un messaggio di Lorena che chiede se si organizzano gruppi di lavoro. Sì, ma Lorena che fa parte? No, i gruppi di lavoro li organizzerei quando arrivano tutte le adesioni. L'elenco è quello che ho provvisorio, è quello che vi ho comunicato e adesso possiamo anche vedere nel frattempo. Non so, sono un po', mi prendo un po' in contropiede gli aspetti. La mia idea era, ecco, diciamo così, che non so, possiamo già fissare un giorno indicativo. Oggi che giorno è? Oggi è martedì. Quest'ora comunque vi va bene? Se non ci sono altre cose, tipo lunedì prossimo, poter avere un appuntamento intorno alle 6 per aggiornarci su questa cosa. Lunedì prossimo abbiamo la riunione del costituto, del direttivo. Lunedì 31 però. No, il 24. No, io andavo di là.
Ecco, diciamo così, allora potrebbe essere il 2031, ecco, per esempio. Io me lo segnerei, se non ci sono... Ripeto, poi chi non può partecipare, comunque è tutto registrato e comunque sia, non è che dobbiamo chiudere la partita nel prossimo incontro. Ecco, si tratta di ragionare un po' sulle cose che ci siamo detti e vedere chi... e cominciare a far pervenire se ci sono le prime adesioni ai gruppi che ho proposto. Poi appena le cose sono più certe ci muoviamo. Io, se sei d'accordo, potrei fissare per le 18 del 31 gennaio il prossimo incontro del gruppo di lavoro, continuiamo a chiamarlo così. Ok? Magari prendete nota e poi vedremo con i vari social, magari facciamo anche un gruppo WhatsApp, abbondano, insomma, abbiamo un problema. Va bene, se non ci sono altri interventi, io vi saluterei, vi ringrazio. Posto così? Sì, va bene. Va bene, grazie mille allora. C'era la mano di Lorena. Grazie. Anche di Ferelli. Io vedo già le mani. Ferelli? Mi sentite? Mi sentite? Chi parla? Goffredo Ferelli. Ciao Ferelli, ciao. Sì. Allora, non so se avete visto, ho seguito tutto. Purtroppo ero in macchina e quindi ho sentito soprattutto l'audio. E non potevi intervenire, ecco. Comunque, lunedì della prossima riunione ci spero di partecipare più attivamente. Anche Ferelli è un chimico, tanto per capire. Qui abbiamo questa... Sono un vecchio chimico, ma ancora vecchio attivo. Chimico. Ancora attivo, sì. Dai, vabbè, ok. Abbiamo alla questa dittatura dei chimici, cioè, vediamola così. No, chiariamo che gli altri chimici non necessariamente sono passivi, Sì, esatto, bravo. C'era qualcun altro, scusatemi, che io ancora non riesco a controllare. C'è una mano alzata di Lorena. Sì, c'è una mano alzata. Lorena? Scusate. Ci sentiamo poco. Buonasera, sono Lorena Corti. Io sono un amico, sono di giurisprudenza. Scusa Lorena, il suo sonoro non è molto chiaro. Ti sentiamo malissimo. Cosa può fare Lorena per evitare? Non so, prova a scrivere Lorena. Sì, magari Lorena, se scrivi quello... Perché ti sentiamo malissimo. Poi magari, poi vediamo un po'. Puoi scriverci? Ecco, solo volevo sapere come si organizzano anche i gruppi di lavoro. Questo è quello che ti ho letto prima. Sì, ok. No, sui gruppi di lavoro era proprio quello. In base alle adesioni formiamo i gruppi e poi il gruppo partirà, ogni gruppo partirà a lavorare man mano che le cose si evolvono e quindi anche per la parte di sua propria competenza. Ah, ok. Era da capire, Lorena, che ti interessava, che quale gruppo volevi aderire. A me interessava la parte sulla educazione ambientale. Perfetto, perfetto. Allora abbiamo un po' di persone che fanno queste cose. Ne prendo nota. Senti, Lorena, se poi magari mandi una tua mail già qui, penso di poterla poi recuperare. Mi dispiace, così magari ci mettiamo in contatto. Puoi farlo? Me la scrivo subito qua? Sì, direi di sì, nella chat, così la trovo subito e che ti metti in contatto con chi si occupa di educazione. Ok? Ok, va bene. Grazie. Ora aspettiamo che, prima di chiudere, che tu ci mandi questo messaggio. Gli altri, se possiamo lasciarci così. Scusa Federico, sono Graziella. Ah, ciao Graziella, dimmi. Puoi mettere anche me in contatto con questo gruppo? Educazione? Sì. Sì, sì, sì. Grazie. Graziella, non scappare poi. No. Ma sì, perché come costituto magari continuiamo in coda. Non vi chiudo la riunione. Sì, non chiuderla, facciamo ancora un okay, vabbè, vediamo. Okay. Sì, gli altri, se voglio, chi vuole partecipare, partecipare. Gli altri, se... Buonasera a tutti, arrivederci. Ciao, ciao, grazie.
Arrivederci, ciao. Arrivederci. Arrivo. Sto cercando di connettermi dal cellulare. Ah, mi spiace. No, se me lo dici a voce, facciamo prima, forse. Faccio lori.cc@hotmail.it. lori.cc@hotmail.it. Vabbè, ci provo, perché se mai prima se ce la fai a scriverlo meglio. Ma... Vabbè, fatto, ok. Arrivata? Sì, ah, ecco, Lori con la Y, perfetto. C'è una mano alzata. Hotmail.it. Un'altra mano alzata? Sì. Lenovo, ecco, Lenovo che tra l'altro non so chi sei. Almeno non mi sembra di conoscerti. Non è ancora in contatto. Non hai il sonoro? Lenova? Hai disattivato il microfono? Non ce la fa. Se puoi scrivere qualcosa anche tu, allora. Devi riattivare il microfono. Lì? Ecco, sì, adesso c'è il microfono. Ok. Ecco, niente, dicevo che io sono Cristina Mendes, che sono una collaboratrice del gruppo di Gianni Coianna. Ah, perfetto, va bene. Quindi la nostra la mia collaborazione, la disposizione è sempre, diciamo, al 100% con voi. Okay. Ho seguito tutta la riunione, che è proprio stata valiosissima, e dobbiamo seguire avanti con questa... E come si chiama obiettivo che siamo messi per l'ambiente, diciamo, bene dei nostri cari, dei nostri future generazioni, tutto quanto, un ex insegnante anche, che sono tanto interessata in questo progetto. Grazie, e volevo anche dirle che niente, che speriamo bene e speriamo che tutto sia completo di quello che abbiamo parlato. Bene, grazie. Sì, sì, ma vedrai che qualcosa combiniamo, anche grazie a voi. Perché sì, poi... qualcosa. Diciamo la verità. Bene. Vabbè. Grazie mille Federico. Niente, ciao, grazie.